adesso ti portano la tua testimonianza il mio amico Pippo Giordano. Pippo Giordano è una persona che è stata operativa, è stato un componente della DIA e ha partecipato agli interrogatori che Paolo faceva ai collaboratori di giustizia, quando Paolo, mentre sentiva che i collaboratori annotava quello che i collaboratori gli rivelavano sulla sua agenda rossa. Pippo Giordano ha visto morire sul campo di lotta tanti dei suoi amici. Pippo oggi non riesce neanche a tornare a Palermo perché, pensando a quanti delle persone che lavoravano insieme a lui oggi non ci sono più, oggi sono stati uccisi, forse dalla mafia, forse da qualche altro, e non riesce più neanche a tornare nella sede della Catturandi perché non trova più i suoi amici che combattevano insieme a lui, Ninita Sarà e tanti altri che insieme a lui hanno lavorato. Pippo. Buonasera. Allora, vorrei dirci, intanto io difendo a spada tratta la Procura di Palermo, non solo la Procura di Palermo, ma i magistrati in generale. Allora, vorrei dire, al mio corregionale Lillo Calogero Mannino, con una cortesia, con un senso di amicizia, se vogliamo, tra virgolette. Lui ha detto che il dottor Ingroia è un mascalzone. Ebbene, io sono anche un mascalzone. Sono un mascalzone perché difendo il dottor Ingroia. E lo difendo più quando ho la possibilità di difendere, come difendo i miei amici che sono stati assassinati, ovvero suo fratello e il dottor Giovanni Falcone. Voglio ricordare qui anche i miei amici della squadra mobile di Palermo, Lilli Cassarà, Lillo Zucchetto, Natale Mondo, Roberto Antiochia e Peppe Fontana. Voglio ricordare i carabinieri uccisi da Cosa Nostra, il capitano Baldini, il capitano D'Areo, gli appuntati Pommarici, i colleghi dei carabinieri uccisi sulla strada, sulla circonvallazione di Palermo. Ma io riflettevo prima, sentendo parlare gli altri, noi siamo qui stasera per un semplice motivo, siamo qui per quattro telefonate. Non ci sarebbe bisogno di stare qui, quelle quattro telefonate, il contenuto di quelle quattro telefonate. Il capo dello Stato che è qui vicino, quindi vi può sentire, oltre che glielo ho già scritto, è un nostro diritto sapere cosa si sono dette in quelle telefonate. È un diritto per scoprire la verità di Via D'Amelio, per scoprire la trattativa che c'è stata. Scusate, io ho la voce rauca perché sono due giorni che giro. Sono stato a Parma dai ragazzi di una scuola media e ho avuto la soddisfazione e l'onore e soprattutto l'orgoglio di poter parlare di questi amici che non ci sono più, a questi ragazzi. Mi hanno capito, mi hanno applaudito. È questo che noi dobbiamo portare avanti. Dobbiamo andare a portare, dobbiamo far crescere i nostri giovani nella legalità, nel senso del rispetto, e dare a loro il significato di quella parola etica e morale che parecchi politici purtroppo si sono dimenticati. Grazie e buonasera. Gli amici giornalisti, che se non ci fossero stati loro, oggi voi non avreste più le mani della Agenda Rossa, perché sono stati loro che per primi hanno scritto il libro L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino, il primo libro che io ho avuto tra le mani, nella quale si parlava dell'Agenda Rossa, e che mi hanno spinto a cominciare a cercare a capire che cosa poteva essere quell'Agenda Rossa, perché avevano voluto prenderla, perché quell'Agenda Rossa era sparita. Senza di loro forse, ripeto, non avremmo quell'Agenda Rossa in mano. E avrebbero voluto essere prima, erano impegnati già da prima, ripeto, ho cercato di contattare tutti nel giro di 3-4 giorni, è evidente che avevano degli altri, tanti lì avevano tanti altri impegni. C'è stato anche Fabrizio Moro, che sarebbe voluto essere prima, poi è impegnato
in uno studio di registrazione, quindi ci mando i suoi saluti.